Una lunga attesa, durata 200 interminabili anni dal giorno in cui ho separato il cervello del brillante scienziato Shido dal suo corpo ormai privo di vita. Ho vagato per l'universo alla ricerca di grandi verità cosmiche, fino a venire a conoscenza di un'unica grande verità, detta Gyunos. Ora per me è giunto il tempo di fregiarmi del titolo di Death Gyunos, apportatore di tenebre, signore dell'oblio. Il cristallo del fuoco, il cristallo dell'acqua, il cristallo della terra e infine il cristallo del vento. Grazie alle conoscenze di Shido, so adesso come piegarli al mio volere. Quando riesco a sentire l'energia dell'universo, che sublime sensazione, fantastico! Oltre ogni mia aspettativa, il potere cosmico scorre nel mio corpo con la forza dell'universo. Ancora! No! Incredibile! Chi lo avrebbe mai detto? Il nostro pianeta è una palla! Ehi, qualcuno sa dove è casa nostra? Laggiù in fondo. Nella parte di sotto. Non essere idiota, noi viviamo in cima. Se vivessimo nell'emisfero sud, saremmo cadute giù, non credi? Che cosa stai dicendo? Che il nostro nemico sta assorbendo l'energia dell'universo? Quelle sono sicuramente correnti di energia. Ho il sospetto che stia usando qualche tipo di sistema di sincronizzazione della forza interplanetaria per assorbirla tutta. Qualunque cosa sia, sono i quattro cristalli a renderlo possibile. Ehi, bestione, non puoi far andare il drago un po' più veloce? Perché non provi a chiederlo a lui? Sì, che sensazione fantastica ancora! Datemi ancora! No! Oi, nuara se rogni sul foglio coperto! Ma dove va? Ci sta portando proprio in mezzo ai fulmini! Lui sa quello che fa, sta calmo! Ancora una parola e ti getto fuori bordo! Perché ce l'ha con me? Non sa fare altro che rimproverarmi! In questo momento è un po' nervoso. Ah!
Signorina Rouge, va tutto bene? Non va bene per niente! Ma tu guarda, avrà bisogno di una bella messa a punto. Io mi trasferisco a bordo dell'ala d'acciaio. Voi ragazze restate qui e occupatevi delle riparazioni, d'accordo? Agli ordini, signore. Mika, Sari, venite con me. Signor sì! Ma questo è il drago? Sì, credo che sia il drago volante. Non capisco. Che cosa gli è successo? Ehi! Già che ci sei, prova un po' a riparare anche lui. Anne, poi il collederò gli si sono il critico, guardate il Morgan Sasher Fleet. Allora, Balkas, da che parte sono i nemici? Est, ovest, nord, sud? Non hai che l'imbarazzo della scelta. Beh, restare qui ad aspettarli non ci servirà a molto. Se la strumentazione non fosse andata distrutta, li individueremmo in un attimo. Che cos'è, una sorta di incantesimo? Spera di percepire la presenza del nostro nemico concentrandosi su quel piccolo orecchino. Sono vicino a te, Mido. Che diavolo succede? Ho sentito la voce di mio nonno. Piantala di dire sciocchezze! Loro sono da quella parte, laggiù! Il nemico è a nord. Abbiamo compagnia. Cannoni pronti a far fuoco. Ci attaccheranno di nuovo in massa. Sono peggio di uno sciame di insetti. Decollo intercettori. Buona caccia, ragazzi. Signorina Rouge, è ferita! Sto bene. Lei sta sanguinando. È solamente un graffio. E che questo vi serva di lezione, pezzi di latta. Ha perso completamente la testa. L'amore può questo ed altro, sai? Comandante! Che cosa c'è? A dritta! Che diavolo? È Dead Dunos! Motori avanti tutta! Avanti, signore! Motori avanti tutta! Obbedisci subito! No, comandante, è una follia! Ehi, occhio di falco! Fa quello che ti dice e muoviti! Non prendo ordini da te, moccioso! Ritiriamoci tutti a poppa, presto! Whoa!
Dov'è finito? Balkas! Cosa vuoi? Vado a cercare Rinari. Tu pensi a trovare i cristalli. D'accordo. Signorina Rouge, rimanga sulla nave. Sì, prudente, tesoruccio. Rinari! Ah, adesso assaggerai tutta la mia rabbia! Rinari, ti prego, rispondimi! No, ferma. Mido, sei stato tu a salvarmi la vita. Sì. Oh no, mio povero Pritz. È ferito gravemente, chi è stato? Ecco, a dire la verità è stato... mamma! Allora sei stato tu! Attento, signori! Pritz! Va tutto bene ora. Balkas si è preso cura di quel mostro che ti aveva picchiato. Ma... è meglio così, Pritz. È solo un piccolo caso di amnesia. Piccolo? Piano, per fortuna non si ricorda nulla. Che hai lì? Deve esserti caduto. Oh, grazie. Ecco qua. Adesso con il cristallo che si trova dentro, diciamo, il corpo di Rinari, li abbiamo tutti e quattro. Bene, se siete tutti d'accordo, suggerisco di filarcela da questa discarica. Buona idea. In che condizioni è l'ala d'acciaio? Disperate. Mido! Oh. Mido, cosa è successo? Ho trovato mio nonno. Vuoi dire che quell'ammasso di roba rosa pulsante è il leggendario Shido? Sei tu, nonno? Mido. Nonnino! Grazie per essere venuto. Ci ho messo tanto, lo so, ma l'importante ora è averti ritrovato. E così quel maledetto è ancora vivo. L'energia del cosmo scorre potente in me, io non conosco morte. Io sono le tenebre, l'oblio, l'ultima verità concepibile. Voi forse pensavate che fosse qualcosa di splendente e mai vi sareste immaginati che potessi avere le mie sembianze, vero? È impazzito! Pritz, mi raccomando, prenditi cura di Rinari. Mido! Mido, non andare, lui ti ucciderà! Dimentichi una cosa! Io sono già morto! Ma chi osa farmi questo? Presto, fuggite! Fuggite tutti! Correte via! Andatevene da qui! Non posso trattenerlo a lungo! Oh. Oh, maledetto! Mido!
no! Viene da questa parte! Gash! Sì? Pritz e io restiamo qui a fermarlo. Tu e gli altri cercate di mettervi in salvo. È un ordine! Signor sì! Ehi, tu! Da questa parte! Renari! Signorina Rouge! Allora, che fate qui? Stammi bene a sentire, ragazzino. Io sono il comandante di un vascello pirata. Non sono abituata a scappare con la coda fra le gambe. Sarebbe da vigliacchi. Che cosa? Ma che cosa si sono messe in testa? Perché ha scelto proprio me? Non lo so, non capisco. Giovane stolto, pensavi veramente che un mortale come te potesse sconfiggere un dio come me? Pagherai con la vita la tua audacia! Finirà per ucciderlo! Attenti! Presto, ora! Ehi, tesoruccio, non fare quella faccia, sto bene. Bestione, tutto bene? Tutto bene. Sì, ci vuole ben altro per abbattere una roccia dura come me. Balkas! Eh no! Quel maledetto ha commesso un errore e mi ha fatto arrabbiare! Oh, sacri spiriti dei cieli, oh, sacri spiriti della terra, io vi invoco che la mia sete di giustizia vi faccia correre in nostro aiuto! Ora! Cosa? E adesso che succede?
Bene, possiamo andare. Pritz? Mido! Mido, sei salvo! Non si può morire due volte. A voi va la mia eterna gratitudine. È solo per merito vostro che sono riuscito a liberare mio nonno. Sì, mio nipote ha ragione. Finalmente potrò riposare in pace. Rinari, e anche tu, Pritz, rimarrete per sempre nel mio cuore. Abbi cura di te, Mido! Anche tu, Pritz, abbi cura di te, mi raccomando. Un giorno ci rincontreremo, vi aspetterò. Dovrai aspettare molto prima di rivederci! Non ho nessuna fretta! Arrivederci! Sono loro! Ce l'hanno fatta! Urrà! Urrà! Urrà, capitano! Eccomi! Ciao! Brava, nipote mia, sono molto orgoglioso di te. Hai dato prova di essere una vera discendente di Batsu, il valoroso cavaliere. Grazie, nonno. E poi cosa è successo? Nient'altro. Come nient'altro? Come avete fatto a tornare dalla luna nera? Quel piccolo draghetto è cresciuto un'altra volta e ci ha trasportato a casa. Oh sì, dimenticavo che c'era anche lui con voi. La grande divinità protettrice del regno di Tycoon. Beh, di solito a vederlo non sembrerebbe affatto una divinità, piuttosto una lucertola cresciuta. Chi l'avrebbe mai detto? Grazie a due giovani i cristalli sono di nuovo sani e salvi. Francamente non avrei mai pensato che ci sareste riusciti. La regina Rena sarà stata molto contenta. Contenta è dir poco. Se non fosse stato per noi il suo regno, il mondo intero ora sarebbe un pianeta morto che vaga per l'universo. Vero, Rinari? Sì, proprio così, nonno. Avresti dovuto vedere Pritz. È stato meraviglioso. Già, spero che ora avrai un'opinione migliore di me. Non più di tanto, giovanotto. E che fine ha fatto il pirata che vi ha aiutato? Com'è che si chiamava? Rouge, vero? Le nostre strade si sono separate al Tempio del Vento. Ma guarda un po'. Che cosa? Andate a casa? E a quanto pare senza fretta, eh? Dopo tutti i tesori che ti ha donato la regina, sei tornata di nuovo al lavoro? Beh, ho un'altra bocca da sfamare ora. Balkas, che ci fai lì? Faccio il pirata, è ovvio. È sempre stato il mio sogno. Arrivederci! Rinari, motore avanti tutta, si torna a casa!